I militari del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di tre persone gravemente indiziate del reato di scambio elettorale politico-mafioso con l'aggravante dell'avvenuta elezione di due dei partecipi. In particolare, gli indagati in concorso tra loro avrebbero partecipato ad uno scambio elettorale politico-mafioso in occasione delle consultazioni elettorali per le elezioni degli organi di governo cittadino indette nel comune di Poggio Maino il 20 e 21 settembre 2020. Il clan Giuliano, attivo sul territorio comunale tramite un proprio esponente apicale, previo accordo con gli altri indagati, avrebbe esercitato la propria forza di intimidazione e di influenza criminale al fine di condizionare le preferenze di voto, dietro promessa di elezioni concluse di ottenere l'erogazione di denaro proveniente dall'affidamento di appalti pubblici o altre utilità. Il provvedimento è seguito una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini, quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.